È l'estate del 1970, mentre in Messico viene giocata la partita del secolo, Italia-Germania 4-3, nella piccola cittadina di Sacrofano, circa 7.000 abitanti in provincia di Roma, fa la sua comparsa un uomo di 39 anni con 4 figli al seguito. È affetto da un leggero strabismo. La gamba destra è più corta di 6 cm rispetto alla sinistra. Il bacino è sbilanciato. La spina dorsale è curva. E un ginocchio, il sinistro, è affetto da valgismo, mentre il destro da varismo. E fa delle sue gambe due archi perfetti. Chi poteva immaginare che quel bizzarro personaggio pochi anni prima alzò assieme a Pelé 2 coppe del mondo? Ed è considerato l'ala destra più forte di tutti i tempi. Già, perché se in Brasile, quasi all'unanimità, Orei è eletto il calciatore più forte della storia, a sud di Rio de Janeiro, nel barrio di Botafogo, gli abitanti non avrebbero dubbi a chi affidare la corona del migliore. Manuel Francisco dos Santos, anche detto Garrincha, la gioia del popolo. Per capire come Garrincha sia finito al Sacrofano, dobbiamo fare un passo indietro. È il 6 luglio del 1955 e la Roma, appena eliminata dal Vojvodina in Mitropa Cup, cerca un fuoriclasse per rinforzare l'organico. Viene organizzata un'amichevole contro il Botafogo, che vede nelle sue fila Vinicius, Garrincha e Dino da Costa. La gara finisce 3-2 per i brasiliani e Garrincha lascia il suo nome sul tabellino dei marcatori, come riporta il Corriere dello Sport nel resoconto della gara. La dirigenza giallorossa è folgorata dall'ala destra brasiliana, ma soprattutto per ragioni economiche la scelta cade sul meno dispendioso da Costa. Quest'ultimo rispetterà le attese e diventerà uno dei beniamini della tifoseria romanista, entrando nella storia per essere il più prolifico marcatore nel derby della capitale e mettendo a segno 71 reti in 149 gare. Dopo aver vestito la maglia della Juventus e una volta appesi gli scarpini al chiodo, Da Costa inizia a dedicarsi alla carriera da allenatore con le giovanili bianconere fino al 1970. Anno in cui la dirigenza del Sacrofano gli offre un lauto ingaggio per dirigere la squadra, che al tempo militava in promozione. Così, Da Costa, venuto a sapere della situazione degradante in cui versava Garrincha, ormai dedito all'alcol, lo convince a venire in Italia per giocare nella sua squadra. Venne a Sacrofano da solo, con 4 dei 14 figli che aveva sparso nel mondo. Non aveva un soldo e l'alcol aveva già iniziato a rovinarlo. Il presidente gli offrì 80.000 lire a partita e lui accettò, racconta un suo compagno di squadra al Sacrofano. Dalla finale di Stoccolma nel Mondiale del 58, dove si impose grazie al suo formidabile dribbling, alla polvere dei campi in terra della provincia romana. Mané Garrincha rappresenta ben più di un calciatore. Nato nei sobborghi di Rio, in una famiglia povera, ultimo di 5 fratelli, non è mai stato stabilito con precisione se le sue malformazioni fossero dovute alla malnutrizione o alla poliomielite. Anche se le sue condizioni di invalido lo condannerebbero all'anonimato, grazie al pallone fa del problema il suo più grande punto di forza, uno dei migliori dribbling mai visti su un campo di calcio. Il soprannome Garrincha gli viene affibbiato dalla sorella. È il nome popolare di una specie di passerotto che condivide con Mané il suo andamento saltellante ed imprevedibile. In un paese come il Brasile, dove le favelas sono separate dai quartieri ricchi da muri che fanno da confine e guardie che impediscono ai poveri di uscirne, Garrincha rappresenta colui che è passato dall'altra parte, che è volato oltre il muro, proprio come un passerotto. Ed è un passerotto anche in quel suo superare il muro inconsapevolmente, tanto che torna indietro e rientra nella desolazione da cui è partito. 2 volte campione del mondo, secondo marcatore della storia del Botafogo e una fama incredibile in tutto il pianeta che si chiedeva dove fosse finito quel funambolo che aveva fatto impazzire la Svezia di Lidholm. Con il Sacrofano vince un quadrangolare segnando 2 gol direttamente dalla bandierina.
Spesso, nelle serate romane, lo si poteva incontrare a Campo dei Fiori, dove si ritrovava a giocare con gli amici, per la delizia dei fortunati passanti. Abbandona Sacrofano prima della fine della stagione. Vari testimoni ne annotano la presenza in campi anonimi in diverse parti del globo, dalla Colombia passando per l'Uruguay. Il calciatore brasiliano più amato dal popolo chiude definitivamente gli occhi il 21 gennaio del 1983 in un ospedale di Rio de Janeiro, dove era stato ricoverato dopo l'ennesima notte passata a bere. Il fantasma dell'alcolismo lo perseguitò fino alla fine, l'unico che non riuscì mai a dribblare.